Un saluto Tiziana, un saluto a tutto quanto il nostro pubblico. A chi segue un pochino l'ottava freccia probabilmente tornerà in mente quando abbiamo parlato dei Mustang selvaggi, abbiamo parlato di come in realtà la loro esistenza sia messa in pericolo da quelle che sono le ultime politiche presidenziali che mirano a ridurne drasticamente il numero. Però i Mustang selvaggi non sono gli unici monumenti, virgolettato perché chiaramente sono monumenti viventi in questo caso, che vengono messi in pericolo da quelle che sono le ultime politiche, le politiche recenti. Sicuramente tutti ricorderanno che durante la campagna elettorale e successivamente anche durante l'insediamento di Trump c'è stata una forte battaglia dovuta alla proposta e poi purtroppo anche alla realizzazione di oleodotti in quella che era la terra sacra, Sioux, nel Nord Dakota. C'è stata una strenua resistenza da parte delle popolazioni native, ma non soltanto da parte loro, da parte di tutti gli americani in realtà, che si sono uniti e anche molte persone da tutto il mondo in qualche modo hanno manifestato contro tutto questo, chiaramente inutilmente. Oggi assistiamo appunto a un altro scempio, come è stato definito, due proclamations da parte dell'amministrazione della presidenza Trump mirano praticamente alla riduzione fino quasi all'eliminazione, all'annientamento di due monumenti nazionali in Utah, che sono Bear Ears e Grand Staircase Escalante. Questa operazione è la più grande operazione di eliminazione della protezione di suolo pubblico nella storia degli Stati Uniti d'America e naturalmente non fa che eliminare, in qualche modo sciogliere quelle che erano state invece delle politiche di tutela che erano state attuate da Barack Obama prima e da Bill Clinton ancora prima di lui. Perché? Naturalmente questo è dovuto a una volontà di facilitazione di quella che è l'industria di carburanti fossili e anche una politica appunto in favore di quelli che sono i ranchers e i repubblicani in genere. Trump dice, vi cito, vi ho tradotto testualmente le sue parole, lui dice: come molti di voi sanno, le amministrazioni passate hanno abusato dello spirito e dello scopo di una legge vecchia un secolo, parlando dell'Antiquities Act, e dice: qualcuno pensa che le risorse naturali in Utah dovrebbero essere controllate da un pugno di burocrati molto lontani, dislocati a Washington. E quindi la grande ipocrisia di tutto questo è quella di affidare, a suo dire, la protezione di queste terre a quel gruppo di famiglie, a quel gruppo di industriali che invece sappiamo benissimo che mirerà allo sfruttamento anziché in realtà alla tutela di queste terre, quindi verranno immolate sull'altare del consumismo più sfrenato. Questo è stato un grave lutto, non soltanto per le popolazioni native che avevano lì anche alcune terre sacre, stiamo parlando in modo particolare dei Navajo, ma anche altre popolazioni, ma veramente per tutti gli Stati Uniti, ed è un simbolo forte, è un simbolo importante anche per noi che amiamo quelle terre, anche per noi in qualche modo significano qualcosa, anche perché questo è un precedente. Seguiranno e sono già state in qualche modo annunciate delle simili azioni anche in altri stati come in Nevada, in California, in Oregon e anche nell'Oceano Pacifico, perché chiaramente anche la pesca non si esime, non resta appunto al di fuori da quelle che sono queste politiche industriali che mirano appunto al profitto indiscriminato. Quindi si tratta sicuramente di un attacco forte a zone di valore certamente dal punto di vista naturale, di valore dal punto di vista sociale, archeologico, soprattutto per le popolazioni native, e di valore sicuramente storico, un'eredità storica importante per tutti gli Stati Uniti d'America, e poi chiaramente anche di una valenza spirituale importante, soprattutto per 5 popolazioni native. Abbiamo già nominato la nazione Navajo, ma anche gli Ute e anche i Paiute, per esempio, e poi numerose altre popolazioni e tribù native che in qualche modo si recavano in queste zone per svolgere i loro rituali sacri. Tra gli altri abbiamo gli Hopi, gli Apache, i Jicari e molti altri. È stato definito uno schiaffo in faccia a queste popolazioni, quindi proprio un'azione molto diretta. Io naturalmente non sono qui per far politica, non è il mio ruolo qui. Chi mi segue sa benissimo che nel corso degli eventi e dell'insediamento di Trump ho preso posizioni anche molto forti nei confronti di alcune
diciamo, di alcuni aspetti e di alcuni valori o disvalori che venivano incarnati da questa presidenza, ma non è naturalmente questo il momento per fare della politica per me. La verità è che noi abbiamo spesso parlato di natura, abbiamo parlato di nativi, abbiamo parlato di donne e chiaramente ci facciamo delle domande, ci poniamo dei punti interrogativi parlando appunto di questa di cosa simboleggia, insomma, questa presidenza. L'unica cosa che voglio dire è che oggi vi voglio parlare principalmente di libertà, e la libertà proviene solo e soltanto dall'informazione. Quindi il messaggio che veramente vorrei poter passare, se me lo concedete, se ho facoltà di farlo, è: informatevi sempre, perché è l'unica, l'arma dell'informazione, l'arma del dubbio, è l'unica arma che abbiamo per avere una libertà di pensiero e quindi anche evidentemente per renderci conto e magari contrastare, magari no, ma avere consapevolezza di quello che succede anche intorno a noi. Io vi ringrazio molto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.